ascoltare Gremita il concerto dell'orchestra giovanile Béla Bartók della Scuola di Musica La Maggiore di Perugia. Un'orchestra composta da giovanissimi allievi della scuola, dove il più piccolo ha soli 6 anni, ma che insieme ai suoi compagni, 40 in totale, tra archi, fiati, pianoforte e percussioni, rappresentano la più giovane formazione artistica d'Italia diretta dal maestro Francesco Ciarfuglia. In questa occasione, insieme all'Orchestra Perugina, si sono esibiti 12 allievi e 2 insegnanti della Scuola di Musica e Arte Pexi Sebastian di Budapest, arrivati in città per un gemellaggio di studio con la Scuola La Maggiore e il coro delle voci bianche della scuola. Voi siete ormai una scuola radicata nel territorio, voi siete nati nel 2013. Sì. Quanto la musica infatti serve per la crescita sociale e individuale dei ragazzi? È fondamentale per un bambino crescere con la musica come se fosse una cosa proprio normale, quindi quotidiana, e fargliela sembrare un'attività, che ne so, come correre, come disegnare, e pian piano da lì si cresce. E si comincia a suonare con gli altri, si canta e quindi ci si esprime e si usa, diciamo, anche, come dire, le facoltà intellettive, perché per suonare uno strumento non basta solo l'istinto e la musicalità, poi dopo ci vuole anche tutto il ragionamento dietro, perché altrimenti l'atteggiamento riflessivo ovviamente è una componente fondamentale. Sì. Quindi meno tablet e più musica? Assolutamente sì. Con bene, grande convinzione. Sì. Sì, convintissimi, oggi come non mai proprio. È sulla base di queste convinzioni che la Scuola di Musica La Maggiore ha scelto le melodie e le armonie di Béla Bartók, grande pianista e compositore ungherese della prima metà del Novecento, fondatore della etnomusicologia, per accompagnare il percorso artistico dei suoi giovani allievi.